Buongiorno a tutte. Come vi ho promesso, vi faccio l'unpacking degli acquisti fatti da Primark l'altro giorno. Shorts per mia figlia Chimera, la più grande. Due vestitini, sempre per mia figlia grande. Una bellissima t-shirt con il fenicottero, anche questa per Chimera. Pantacollant classici neri per lei che vanno bene con tutte le sue magliettine. Un bellissimo vestitino un po' hawaiano. Pantacollant con gli unicorni e fucsia, che sono colori che lei adora. Un completo con due magliettine abbinate al pantacollant. Questo è stupendo. Abitino con i fenicotteri, altri shorts, con l'estate ho cercato di acquistarne diversi, mutandine perché abbiamo tolto il pannolino, canottierine che non si sa mai, fanno sempre comodo, fa sempre un po' fresco la sera, due bellissimi golfini, anche questi un po' leggeri, ma adatti per la stagione se dovesse finire fresco. Un completino con questa adorabile magliettina color lampone in pizzo di sangallo abbinata agli shorts bianchi. Altre canottierine, queste colorate invece che bianche come le altre. T-shirt molto carina. Poi abbiamo costumino, costumino. Questo è a due pezzi con gli shorts e la magliettina. Ho preso questi per Grimilde, la più piccolina, un completo identico a quello della sorella, maglietta e shorts, un completo identico a quella della sorella con pantacollant e magliettine, un costumino anche per lei. Un altro completino come quello della sorella, shorts e magliettina, una magliettina singola, semplice, molto carina, con l'arcobaleno che come sapete per noi è una cosa molto importante perché siamo, le mie bimbe sono bimbe arcobaleno, e questi bellissimi shorts che metterò un po' più avanti perché sono più lunghi, pantacollant non shorts, però erano molto carini, ho preferito acquistarli. E un cappellino per il sole. Questi sono stati gli acquisti. Il prezzo totale è stato di 132 euro, quindi un prezzo assolutamente valido per tutta la roba che ho acquistato. C'era molta gente perché essendo il 2 giugno c'era una folla pazzesca, ho visto le commesse affaticare veramente molto a tenere le code perché purtroppo, come sappiamo, la gente è molto maleducata. E quindi è stato molto difficile riuscire a fare questa spesa. La prossima volta tenterò di andare di mattina e in un giorno meno affollato. Purtroppo la situazione in cui sono la conoscete, non sono molto facilitata nei movimenti. Sto sperando che arrivino buone notizie nei prossimi giorni. Mi auguro che sia così, ma purtroppo è una cosa molto lunga, come tutto ciò che riguarda la burocrazia in Italia.
anche se sei innocente devi scontare le pene e quindi diventa difficile tutto quanto. Spero vi siano piaciuti gli acquisti che ho fatto, sono molto carini, le mie bambine sono molto felici, hanno apprezzato molto quello che ho acquistato per loro e spero di poter far indossare a chi mi era questi vestitini di persona invece di doverli dare alla persona che attualmente si occupa di lei. Vi ringrazio per avermi guardata. Buona giornata. Vediamo se è tutto.